Non è mancata l'emozione, non poteva essere diversamente d'altronde dopo 2 anni in cui il Pala di Sfida Mario Borgia ha ospitato l'hub vaccinale e non ha potuto di conseguenza accogliere i protagonisti delle varie discipline sportive. Ci è tornata di recente la grande famiglia del Taekwondo ETF in occasione dei campionati regionali pugliesi delle varie categorie cinture, sia per le forme che per i combattimenti. Più di 200 gli atleti che si sono alternati nell'impianto sportivo della città della disfida, mettendo in risalto tra l'altro un buonissimo livello tecnico. Dal punto di vista dei risultati, intanto la rassegna regionale è stata dominata proprio dalla società organizzatrice, la Federico II di Svevia Barletta, con 39 ori, 43 argenti e 46 bronzi. Podio completato da Corriantin Trentapoli e Rea Sport Wellness Canosa. Hanno preso parte alla kermesse di Taekwondo ETF anche Team Pistillo Minervino, Yulgok Team Margherita di Savoia, Team Pistillo Spinazzola e HB Center Andria. È andata in scena finalmente il campionato regionale nel Pala di Sfida di Barletta, è una location d'eccezione molto bella, grandissimo evento, altissimo livello tecnico sia organizzativo che per i nostri atleti che sono già pronti per partecipare al prossimo Open internazionale che si terrà il 27 novembre a Muggio a Monza e pronti per le sfide che ci attengono. Saranno ancora ottime notizie per lo sviluppo del Taekwondo in Italia. Il calendario è ricchissimo di eventi, si riparte subito con l'Open internazionale di Muggio in provincia di Monza e Brianza. La pattuglia pugliese domenica 27 novembre sarà numerosissima e parteciperà alla trasferta lombarda con ben 50 atleti. Due gli appuntamenti cool poi per il 2023, gli europei organizzati in Italia proprio dalla Fitsport in programma dal 17 al 24 aprile, non più a Rimini ma a Jesolo, e poi i campionati mondiali di Taekwondo ETF che si svolgeranno a fine agosto in Kazakistan.